capito, adesso l'interrogativo finisce qui, perché qua fanno confluire tre affluenti, vedi, come dicevo prima. Vedi, qui sto ponte c'è tre affluenti che canalizza tutta l'acqua laggiù il fiume Aspio. Praticamente là c'è la lavorazione, là c'è la conduttura e qui fanno confluire tutto là. Vedi che va giù l'acqua. Guarda un po' una nutria, guarda, oh. Guarda, guarda che nutria. Che panteganigna, che panteganigna, che topettigna, birichigna. Guarda un po', è andata giù tutto la nutria. Ecco la cava MGM. La lavorazione qui è avvenuta con successo. Vedi il tramonto di oggi, 31 di ottobre 2022. Vedi il sole che tramonta nell'oblio dell'oscuramento globale chimico, il cielo giallo, e qua giù c'è tutto l'inquinamento e la pozza del mammo. Guarda un po' là. Pastora, se c'era zio, quando c'era il sole, si metteva lì a più al sole. Però mi sa che è un po' troppo pulito lì. Guarda un po' qui com'è pressato con la pala dello scavatore. Lo scavatore è pressato, qui è passati gli scavatori, la ruspa, il bulldozer, qua gli alberi che sono stati abbattuti. Qui c'era un bosco, qui in questo campo c'era un bosco. Guarda un po' adè cosa c'è scappato qui. Cosa ci faranno qui io? L'MGM, no, edilizia, cosa ci farà qui? Una conduttura forzata, artificiale, mi pare un po' troppo grande. Probabilmente una strada. Qui ci farà una strada per evitare la rotatoria laggiù e lo stop. Mi pare. Sì. Ah, forse è il canale, però il canale dopo dove va a finire? Vedi che è chiuso lì. Forse faranno il ponte e sfoga il canale. Forse canalizzeranno tutti i canali che c'è stati fino a prima, che ce n'è tre dei canali qua, delle canalizzazioni, no? Di campo. Però mi pare strano tutta sta bonifica per cosa? Che non piove e non nevica più. Per cosa serve tutta sta lavorazione? Questa è una lavorazione che sicuramente hanno impiegato tantissimi milioni d'euro per fare sta roba. Questo è uno scavo pazzesco. A me mi piace andare a camminare laggiù sotto. Però dopo mi pia la sbiciarella, cammino come nonna pincina, casco giù. Chissà se fa andare giù a piedi. Ah, sì, poi con l'ernia non va bene, anda giù, mi gustava. Guarda che delusione, volevamo vedere i nostri mezzi scavatori che lavoravano e invece non vediamo niente perché hanno fatto ponte, hanno fatto il ponte di Halloween. Vedi? Guarda un po', che strada. Laggiù cosa c'è? Cosa c'è laggiù? Fa un po' vedere. Cos'è? Un tubo. Scivola? Scivola perché qui il trattore ha pressato con la pala, vedi? Ha pressato proprio bene, eh? L'ha schiacciato. Ah, sì, vabbè. Vabbè, vabbè, attenti. Ehi! Piano, eh? No! Sì, sei pulito. Guarda un po' che roba qua. Guarda che roba. Vedi che bonifica qui? È una grandissima bonifica, eh. Mi gustava andare giù, però c'ho l'ernia, io devo stare attenti a non darci. Cos'è? È il silicone? Metano. Qua non c'è stato più. Ah. Si è rotto. Gustava lì. Ah, lo spray fosforescente per segnare i punti dove. Ah, spray fosforescente. Guarda.
Allora, una stella cometa, come al solito. E qua c'era un canneto immenso, lì una conduttura, lì c'è un canale, là c'è un altro canale, vedi, praticamente c'è un canale lì, un canale di qua e un canale oltre la collina. C'è tre canali di acqua piovana e poi un fosso che proviene l'acqua da Osimo addirittura, una da Castelfidardo, un'altra da Osimo, quindi potrebbero aver fatto questo lavoro per canalizzare tutte le acque qui, ma non credo, io penso che è una strada questa. Però com'è possibile tutta surgenza per fare sta canalizzazione? Com'è possibile? Pustà che adesso tutta da una botta cambia il meteo, che già lo sanno per aver fatto questa struttura qui di strada o canale, perché prevedono alluvioni? Boh, può essere. Può essere che in previsione di nuove alluvioni hanno fatto questo canale per confluire i tre fossi. È probabile. Adesso però è difficile. Eh sì. Ha apprezzato bene la ruspa, Guarda che roba. Porca miseria, come ha apprezzato bene. Pensa che lavorazione, quelli che hanno guidato le ruspe sono stati bravi, anche i cami, quei cami da cava, no? Che, e le ruspe ha riempito i cami di terra, l'hanno mucchiati tutti là, poi la terra è stata prelevata, presa e c'è andati a tappare qualche strada, no? Qualche altra edilizia. Vedi, qua giù c'è la zona industriale, c'è le aziende, questa è un'azienda d'elettronica e poi qua è tutto spoglio questo campo, chissà se è fabbricabile o è agricolo, boh. Qui non ci hanno mai coltivato niente, era un campo pieno di spie, di rovi, era un bosco, invece adesso guarda, non c'era il bosco, gli alberi, non c'è più niente, tutto spoglio, tutto libero, tutte fabbriche là. È a posto, eh? Sì, però è meglio che non mi sforzo, è meglio che non ci vola giù, però mi gustava. Dopo però laggiù in fondo c'è il laghetto, lì ci ha fatto il ristagno dell'acqua. Quando quella volta che ha piovuto ha fatto l'alluvio, ha ristagnato l'acqua, ancora è lì. A pensare che i fiumi è quasi completamente asciutti, quindi. Adesso vediamo un attimo come butta qua. Vediamo, dai. Fa un po' vedere. Praticamente in due il canneto là c'è un fosso, c'è un canale, una canalizzazione d'acqua. Qua c'è un altro fosso e oltre quel canneto là giù in fondo c'è un altro fosso ulteriore, ce n'è tre. Forse lo canalizzano tutto qui. Adesso sento un profumo. Ah, lo senti il profumo? Mm. Ah sì? Sento un profumo buono. Guarda un po' qui. Qui ce la fai, qui si fa, però dopo lassù come fonda su tutto. Vabbè, dai, passerò in mezzo a quella strada, dai. Ormai siamo venuti qui, mi spurzerò l'ernia. Bello, Alessandro, eh? Alessandro mi pare, fa un po' vedere. Non è. Pensavo che era Alessandro di Acqua e Sapò, che va sempre con la bicicletta. Andiamo un po' a vedere la canalizzazione, se. Ma mi sa che dai, pustà che. Può essere, però, può essere. Non si sa, è un punto interrogativo. O un canale unico che unisce e confluisce i tre canali, oppure una strada. Una strada che collega la zona industriale di qua. Sì, è probabile. Guarda che roba che io. Le orme del trattore. E na miseria. Ora quello col monopattino va giù tutto. Chissà Anduria in Ancona col monopattino. Fa un po' vedere qua. Qua c'è le acque praticamente da Osimo che collegano qua, che vanno a finire nel fiume, sfociano nel fiume. Guarda un po'. Un aereo di linea, vedi? Questo non lascia. Vedi, guarda, non rilascia niente quello lì. Guarda un po'. Queste acque qui praticamente.
vedi che sgorga. Quest'acqua proviene da Osimo. Proviene da Osimo, eh? Guarda un po'. Dove è andato a finire quell'aereo? Dove cavolo sarà che non lo vedo? Lo ha. Lo ha. Vedi gli aerei? Tutti non lasciano niente di condensazione, o perlomeno appena appena. Tutto quello che buttano la chimica è creato proprio artificialmente. Allora, guarda un po'. Vedi, l'acqua ancora viene giù, anche con una siccità allucinante. Forse faranno il ponte qui nuovo e collega tutta l'acqua lì. Però vedi che è l'orizzonte della strada non è deviato qua, è deviato là. Quindi potrebbero fare... È la strada, dai, sarà una strada, che te devo dire. Andiamo, va. Adesso vado giù qui in due, che c'è un'orma della ruspa, del bulldozer. L'orma del bulldozer. Ecco. Oh, guarda un po'. Stiamo camminando nella nuova... O nel nuovo conduttura, una nuova conduttura, guarda un po' che c'è chi. Guarda che bullo gigantesco. Porca miseria, che bullo. Sarà di un trattore. Che bullo spanato. O in una conduttura. Oppure una strada nuovissima. Guarda un po'. Guarda un po' che strada nuovissima. Gusta lì con la bicicletta, gusteria, a camminare lì, no? Che la terra è stata pressata per laterale con la bicicletta mountain bike, gusteria. Guarda un po'. Una nuovissima strada. Vedi? Gusta perché è in mezzo alla campagna. Tu pensa, in due che stiamo passando, no? Calpestiamo la terra sottoterra, che è stata aperta, è stata scoperta, e questa chissà quanti millenni era nel sottosuolo. Questo suolo qui era nel sottosuolo. Era più basso di quanti metri? 4 metri più o meno, vedi? 4 metri per una larghezza di 10 metri più o meno, 10 o 12 metri quanto un casso di un camion. Peccato che oggi non c'è la lavorazione dei trattori e dei camion, tanto qui hanno tirato su tutta la terra, hanno completato, però gli manca i ponti, gli manca i ponti. Adesso viene il bello della lavorazione. Qui è un po' i massi fosforescenti anni 90. Anche qui. Bimbo, vedi? Sì, hanno segnato coi colori due che devono sbucare, un altro po', mi sa. Oppure mi sa che è stato macchiato per terra. Sa con la bomboletta che abbiamo visto prima, che sta laggiù in fondo. Dopo chissà se ci buttano l'asfalto. Non può essere, dai. Una strada sotto il manto della terra non può essere. Allora è una conduttura. Guarda, guarda. Quello 4 strisce addirittura, oh. Porca miseria. Vedi, si è andato su facilmente. Sì. Tanto ormai la terra è tutta secca al massimo. Gusta, vedi, pure a fare una passeggiata in mezzo al campo. Gusta un bel po'. Però se hanno fatto questa cosa per fare una conduttura artificiale, vai, per inglobare 3 fossi, allora pensano, guarda quello che roba, dai che riprimo, c'è un trattore là, c'è un trattore, però non viene qui,
vedi che c'è lampeggianti. Praticamente se pensano, se pensano che qui, se ci hanno fatto una conduttura, no, che ingloba tre fossi, penseranno che l'hanno fatta sta roba, penseranno che pioverà chissà quanto. Eccolo va, il tubo, questo è un tubo, questo... metanodotto, è un vecchio tubo che stava ante il campo, ho capito. Ecco, guarda, stiamo per ritornare alla base dove c'è la macchina dell'azienda. Guarda un po' chi è colorato fosforescente, anni 80, guarda un po' che bel colore fosforescente, i zuppi de terra. Certo che lo scavo è stato enorme qui, tantissima terra è stata portata via da suo campo, chissà dove l'avranno portata, cui ci avranno tappato. Una volta negli anni 80, i primi anni 90, scaricavano lì la figuretta, hanno ampliato una valle, hanno tappato proprio completamente una valle sotto l'appartamento dove abitava Stefanappio, un bel cornappio, e Johnny, i miei amici d'infanzia. Guarda un po' che uccello grosso, chissà cosa sarà. Ah, è un'aquila, eh? No, un falco, cos'è? Un cosoli, è un... airone. È un airone, è vero, è un airone, visto l'è bello. Guarda questo, quattro ce n'ha, quattro. Guarda. Oggi fa 30 gradi, La condensazione si forma solo con i gradi molto bassi. Non vola manco tanto alto quello. Eppure butta tutta cazzo di chimica. Guarda tu che roba, cosa si deve vedere ancora. Ma cosa c'è poi? Tanto non ci potremmo fare niente. Capirai, oggi è il giorno pure del demonio, quindi è il demonio che vuole distruggere il pianeta. E noi, menti corrotte, menti demoniache. Guarda qua, oh, che lago. Chi gustava cammina scalzi? Con la macchina? Madonna, sa che macello la macchina. La macchina qui la sbudellavi tutta. Qui col trattore gustava. Vedi? È tutto stagnante, no! Porca miseria, proprio lì si andava a passare. Proprio lì. Dai, andiamo su qua, va. Guarda, io vado su piano, tanto qui, vedi. Scivola? Oh! Eccomi. Wow! Io l'ho fatta. Sì. Però sono andato piano. Vedi, se sta proprio a fa notte, completamente. Tanto se fa notte prima, un'ora prima. Era un po' che il lago qui. Sì. Mamma, perché è l'acqua rossa? E lì pare che... pure là un po' di sangue. Pare sangue, pare lì. Boh, qualcuno si sarà sbudellato. Vedi là, guarda, pare che c'è il sangue in dell'acqua. È vero. Spero di no, dai. Oppure il grasso dei trattori. Un po' rosso. Sì. È giallo. È vero. A posto, è finita pure questa, deproduzione, in questo giorno, passato, terminato tutto pure oggi, vedi come fa subito a finire i giorni, se finisce tutto. Il casco bello che c'ha quello. Due? Sì, quello è un casco anni 80, guarda le bello. Vedi?
a posto col casco anni 80 e questa condottura forzata artificiale che forse confluirà a tre fossi. E vi salutiamo, alla prossima. Fine. Ecco, capito, adesso l'interrogativo finisce qui, perché qua fanno confluire tre affluenti, vedi, come dicevo prima. Vedi, qui questo ponte c'è tre affluenti che canalizza tutta l'acqua laggiù il fiume Aspio. Praticamente là c'è la lavorazione, là c'è la conduttura e qui fanno confluire tutto là. Vedi che va giù l'acqua. Guarda un po' una nutria, guarda, oh. Guarda, guarda che nutria. Che pante canigna. Che pante canigna, che topettigna. Birichigna. Guarda un po', è andata giù tutto la nutria.